Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie le colpe dei tuoi figli. E poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Vergine Maria, madre del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Una generazione narra all'altra le tue opere. Annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza.
diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore. In piedi. Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia! Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Alleluia. Seduti. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, una breve riflessione sulla liturgia che stiamo celebrando in onore della Madonna qui nella sua casa. Abbiamo ripetuto varie volte questo bellissimo versetto del Salmo responsoriale: «Canterò per sempre la fedeltà del tuo amore». Ecco, il salmista ci invita a meditare sull'amore che Dio ha per noi, per ognuno di noi. Questo amore che, come diceva il profeta Osea, lo paragonava all'amore tra un uomo e una donna. Ma
certamente l'amore tra un uomo e una donna non può emulare l'amore che Dio ha per noi. Pensate, Dio che ha sacrificato il Figlio per salvarci, questo è amore vero. Ecco perché il Signore dice: ti farò mia sposa per sempre, nella giustizia, nel diritto, nell'amore, nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà. La nostra anima, ecco, deve essere questa sposa fedele, che canta sempre le meraviglie del Signore, proprio perché Dio ci ha salvati attraverso il suo Figlio. Ma purtroppo oggi questo la gente non ci pensa affatto. È così ingolfata nei pensieri e nelle cose terrene di questo mondo, non pensa a questo amore di Dio. Tutto ciò che ci circonda, fratelli e sorelle, è amore di Dio. Anche questa natura così bella, i fiori, l'acqua, le stelle, la luna, il sole, anche il caldo, il freddo, è tutto ciò che Dio ha disposto per rendere la nostra vita più bella qui sulla terra. Ma chi ci pensa a lodare, a ringraziare il Signore, questo Padre buono che ha fatto tutto per amore, per noi, e ha sacrificato per noi il suo Figlio mandandolo a morire sulla croce? Ecco allora che dal nostro cuore ogni giorno dovrebbe fiorire questo inno di lode: canterò per sempre, o Signore, la fedeltà del tuo amore per me, che nonostante i miei peccati, nonostante le mie deficienze, le nostre miserie, Dio continua ad amarci. Dio continua a manifestarci il suo amore. E quando ha mandato il Figlio, avete sentito nella pagina del Vangelo di questa sera, ma se aprite tutti i Vangeli dei quattro evangelisti, ma voi vedete come Gesù si è chinato sulle necessità della gente. Nessuno ritornava senza aver ricevuto qualcosa da Gesù, perché il suo amore era immenso, si commuoveva davanti alle necessità di chi aveva bisogno. Avete sentito questa sera? Un capo della sinagoga si è recato da lui perché era morta la figlia. È andata a dire a Gesù: guarda, mia figlia è morta ora, però se tu vieni e la tocchi, gli imponi le mani, questa guarirà. E avete sentito? Gesù si alzò subito e lo seguì con i suoi discepoli. Guardate l'amore di Gesù, l'amore di Dio. Quindi subito va per aiutare, portare pace, serenità, ecco, a questa famiglia che aveva perso questa bambina. Se non che, mentre andava, un altro miracolo. Una donna che da 12 anni soffriva di emorragia. E gli altri evangelisti dicono che aveva consultato tutti i medici di allora, aveva speso tutte le sue sostanze e invece di migliorare era peggiorata. Aveva sentito parlare di questo grande profeta, di questo maestro Gesù di Nazaret. E allora guardate che cosa ha pensato. Ma dice: se questo è un santo, se io vado di dietro e lo tocco, gli tocco il mantello, certamente sarò guarita. Se un santo, basta toccarlo, io guarirò. E lei così ha fatto, si è intrufolata in mezzo alla folla, ai discepoli, di dietro è andata e ha toccato il mantello di Gesù. E subito si è sentita guarita. Gesù si volta, avete sentito? Gesù non la rimprovera. Avete sentito che cosa le ha detto? Coraggio, figlia, non temere, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu guarita. Intanto Gesù continua il suo cammino, arriva a casa di questo capo della sinagoga e lì il trambusto, come c'era usanza in quei luoghi, e qui i flautisti, la gente che urlava, che piangeva, e Gesù a un certo momento ha detto: andate via, che fate qui? La bambina non è morta, ma dorme. Avete sentito la risposta? L'uomo è sempre così. Lo deridevano, lo schernivano, l'hanno preso in giro. Ma oggi non succede lo stesso, fratelli e sorelle, quanti deridono Gesù
lo bestemmiano, non credono in lui, non vanno nelle chiese a pregarlo, non si comportano da veri cristiani. Ancora oggi Gesù è deriso, ma non da gente che non crede, ma da noi che diciamo di essere cristiani, che siamo stati battezzati, che facciamo parte della sua famiglia. Siamo noi che lo facciamo soffrire con i nostri peccati, con le nostre debolezze. E lo deridevano. E quando la gente si è allontanata, avete sentito, Gesù entra dove era questa bambina, la prende per mano e la bambina si alza e la consegna ai genitori. E quando la notizia si è diffusa, ecco, la gente è stata meravigliata. Questo che cos'è, fratelli e sorelle? Non è amore di Dio? E allora, oggi ancora Gesù continua a operare miracoli. Ma se abbiamo fede? Ma purtroppo viviamo in una società che non crede più. Le cose le conoscete meglio di me. Viviamo in un mondo in cui siamo provocati a rinnegare la nostra fede. E purtroppo, dico anche questo perché è la verità, i nostri governi stanno facendo leggi inique contro i comandamenti di Dio, contro l'amore di Dio. E quello che dispiace, ci sono tanti cristiani che purtroppo vivono secondo quelle leggi umane. E vedete il divorzio, vedete l'aborto, vedete l'eutanasia, vedete adesso anche l'omosessualità e tante altre cose che verranno. Ci stiamo mettendo contro Dio, contro l'amore di Dio. Ma Dio che cosa deve fare? E ci abbiamo nella storia, nella Sacra Scrittura, degli esempi. Quando il popolo si è comportato male, Dio ha permesso i castighi. Ma perché? Non perché voleva castigare, ma per far rinsavire l'uomo. Il coronavirus c'è stato, non l'ha mandato il Signore. Ma invece di diventare più buoni, siamo diventati più cattivi. La gente non va più in chiesa, non si confessa, non fa la comunione. Andate a vedere nelle chiese, le chiese sono vuote, deserte. Si lamentavano che si potevano fare la comunione perché le chiese erano chiuse. E adesso che sono aperte, chi ci va? Non vedete come siamo incongruenti? Il motivo è uno solo, fratelli e sorelle. Non crediamo più. Che deve fare Dio per piegare la nostra volontà, per farci capire che Lui ci ha creati per amore, ha sacrificato il Figlio per amore e vuole la nostra salvezza? E invece noi non pensiamo affatto alla salvezza. Che sono questi anni che viviamo qui sulla terra, 50-100 anni, fratelli e sorelle? Stasera siamo qui, ma domani non lo sappiamo. Chi ci vuole a morire? Niente. E quindi allora ecco, ci dobbiamo preparare, fratelli e sorelle, a vivere santamente per poter salvare l'anima nostra. Ecco, vi ho detto all'inizio che il salmista ci ha fatto ripetere: canterò per sempre la fedeltà del tuo amore, o Gesù. Ma non siano parole vuote che diciamo. Cominciamo a vivere santamente, cominciamo a togliere il male, il peccato dalla nostra vita. Sì, è vero, siamo peccatori, possiamo sbagliare per debolezza, ma Gesù non guarda questo. Guarda che il nostro cuore non è attaccato più a Lui, è attaccato alle cose del mondo e non lo considera più. Non avrai altro Dio all'infuori di me. E invece ci sono tanti idoli che gli uomini si stanno costruendo. E Dio se ne può stare per i fatti suoi. E allora è il tempo di ritornare a Dio, fratelli e sorelle. È il tempo di convertirci prima che sia troppo tardi. Voi state sentendo questi grandi scienziati. Preparatevi, perché nell'autunno ritornerà il virus. Io ci credo. Ci verrà e patiremo di più e ci saranno anche altre cose peggiori. Quindi prepariamoci, non sappiamo che cosa succederà. Se il Signore ci ha lasciati in vita è perché vuole che ci convertiamo, che diventiamo più buoni.
E allora non rimandiamo la nostra conversione. Ecco, la Madonna ci dice nei messaggi: datevi da fare per pregare, che non si prega più nelle nostre case. Quindi il rosario, ditevelo ogni sera, fate questi cenacoli di preghiera nelle vostre case, papà, mamma e figli, ditevi il rosario, perché quando si dice il rosario c'è la Madonna presente e il demonio non si accosta. Il demonio ha scatenato l'ultima battaglia alla Chiesa, ma la Chiesa siamo noi, non nelle mura, eh? La Chiesa siamo noi, e lui ci vuole dannare, ci vuole portare con sé nel suo regno, e allora la preghiera lo schiaccia, lo umilia. Quindi allora pigliate la corona in mano, un quarto d'ora ci vuole per dire un rosario. Quanto tempo perdete davanti ai social network o alla televisione per quelle stupidaggini e quelle bugie che ci dicono e ce le pigliamo come ore colato? Ci pigliano in giro e non ce ne accorgiamo. Un giorno dico una cosa, un giorno dico un'altra, e ci pigliano per stupidi, e noi ammucchiamo là, guardiamo. Quindi ditevi il rosario. E poi la Madonna chiede: ricevete spesso Gesù Eucaristia. Quindi andate nelle chiese, nelle vostre parrocchie, confessatevi e fate la comunione, cioè ricevete Gesù, perché se abbiamo Gesù dentro di noi, chi ci può toccare? Nessuno. Nessuno ci potrà fare del male. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. È quello che ha fatto per la donna emorroissa e per questa bambina che era morta, lo fa ancora oggi. Ma se lo riceviamo, se non lo dice quella donna, dice: io basta che tocchi il mandello. Non ci basta toccare il mandello a noi, noi lo possiamo ricevere dentro di noi, anima, corpo, sangue e divinità. Diventa tutta una cosa con noi Gesù quando lo riceviamo, e non ci vergogniamo di fare questo, perché ricordate quelle parole di Gesù: chi si vergognerà di me davanti agli uomini, un giorno io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Stiamoci attenti, che l'inferno e il paradiso esistono. E quindi allora, se vogliamo essere salvi, dobbiamo professare a testa alta la nostra fede anche davanti agli uomini. Allora, basta, perché vi ho stancato troppo. Però, ecco, dobbiamo capire questo amore di Dio. Ecco, su questo mi interessa, che dobbiamo fermare, che Dio ci ama da morire. È impazzito di amore per noi. Invece noi fuggiamo. Allora chiediamo alla Madonna che ci voglia veramente toccare il cuore, che ci voglia, ecco, togliere questo cuore di carne, questo cuore mondano, questo cuore malato, ferito, che ce lo voglia togliere e ci dia un cuore da veri cristiani, un cuore grato, riconoscente, un cuore che sappia lodare, benedire e ringraziare Dio per tutto ciò che ha fatto per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, ci sono due tipi di preghiera nella pagina del Vangelo: una pronunciata apertamente, l'altra formulata col pensiero e il segreto desiderio, e tutte e due vengono esaudite. Davvero, Gesù è un Salvatore pietoso che ci ama, e la nostra speranza in Lui è sempre ben riposta. Per questo preghiamo dicendo insieme: Signore, donaci un cuore nuovo. Signore, donaci un cuore nuovo. Dopo aver ascoltato la prima lettura, si può davvero concludere che Dio i Suoi doni li elargisce senza pentirsi mai, perché conserviamo sempre fiducia nel Signore e ci lasciamo plasmare dalla Sua grazia, preghiamo. Signore, donaci un cuore nuovo. Perché il nostro rapporto con Dio
sia vissuto con la freschezza propria di un fidanzamento e la delicatezza amorosa propria di un vincolo nuziale, preghiamo. Signore, donaci un cuore nuovo. Per gli uomini che cercano la fede, perché trovino Gesù e in Lui una vita nuova, una speranza certa e la forza di una carità operosa, preghiamo. Signore, donaci un cuore nuovo. Per chi combatte la malattia e la sofferenza nel mondo, perché lo faccia con l'amore che testimonia la crescita del Regno di Dio, preghiamo. Signore, donaci un cuore nuovo. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, questa la vecchiaia comincia pure per me. Oggi è la festa di una bambina, Mariettina, Maria Goretti, avete sentito parlare? Questa bambina, 12 anni, volevano abusare di lei e lei non ha voluto, si è fatta uccidere, ammazzare. E il Papa Pio XII l'ha innalzata all'onore degli altari nell'anno santo 1950, quindi recente, possiamo dire, del nostro tempo. Voi vedete quanta immoralità che c'è, quanta schifezza. Ma adesso che viene l'estate, vedete questa gente nuda che va girando, non si vergogna. E quindi suscita il demonio, si serve di questo per trarre in tentazione tante persone. Ecco, preghiamo questa bambina, Mariettina, che voglia ottenerci questa purezza della mente, del cuore e del corpo, perché così possiamo veramente essere cristiani autentici, possiamo amare Gesù. Ecco, preghiamo per questo. Signore, donaci un cuore nuovo. O Gesù, Salvatore divino, al quale tutte le potenze sono sottomesse, riporta ordine nel turbinio dei nostri pensieri e nel groviglio dei nostri sentimenti e richiama in vita in noi la generosità dei giorni migliori perché ti possiamo seguire con costanza e servirti sempre con slancio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle
ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa, ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. E l'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Santa Maria Goretti e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo cantando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ami i peccati noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ami i peccati noi. Del mondo, dona noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione tutti venite dal centro e poi uscirete dai laterali. Quelli che non possono fare la comunione facciano la comunione spirituale. Oh.
questo amore, godiamo esultanti nel Signore, temiamo ed amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria. Consapevoli della nostra vocazione cristiana, rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunciamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti, in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe, uniti onore e lode, salvate le anime. Quelli che sono venuti per una benedizione particolare, invochiamo ora lo Spirito Santo, perché discenda sopra di noi e voglia anche intercedere per tutte le nostre intenzioni. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, nel nome di Gesù Cristo, per l'intercessione di Maria Vergine, nostra Avvocata, manda il tuo Santo Spirito su queste persone e su tutte le loro intenzioni. Spirito del Signore, scendi su questi nostri fratelli e sorelle, fondili, plasmali, riempili di te, esaudiscili, usali, guariscili. Caccia via da loro tutti gli spiriti cattivi, cacciali nel deserto, dove non vi sia anima vivente, perché non possano più toccare né loro né nessun'altra creatura al mondo. Caccia via da loro i malefici, tutto ciò che è infestazione e arte diabolica, invidia, gelosia, discordia, impurità, infatuazione, malattia. Guarisci il loro albero genealogico. Brucia tutti questi mali nell'inferno, perché non possano danneggiare né loro né alcuna creatura al mondo, persone, animali, case, coltivazioni, ambienti di lavoro
e ogni cosa che serva all'uomo ora e sempre. E poi, o Signore Gesù, dona a tutti loro tanta gioia, salute, pace e tutte le grazie di cui hanno bisogno. Il tuo sangue preziosissimo, Gesù, Signore nostro, sia su di loro, su di noi, protezione e salvezza. Maria, Madre nostra avvocata, intercedi per noi. Preghiamo. O Dio, la tua parola santifica tutte le cose e fondi la tua benedizione su queste persone e su tutte le loro intenzioni. Allontana da essi ogni male, ogni malattia e ogni arte diabolica, e concedi loro di ottenere, per l'invocazione del tuo nome santissimo e per l'intercessione dell'Immacolata, sempre Vergine Maria nostra avvocata, di San Giuseppe, del Santo Padre Benedetto e di San Michele Arcangelo, la salute del corpo e la protezione dell'anima. Per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Regina nostra avvocata. Quelli che hanno portato fotografie di ammalati, indumenti, oggetti sacri o anche l'acqua, il sale, l'olio che avete fuori o nelle macchine, o voi che state a casa, il vostro cibo, le candele e anche le altre cose che avete da benedire, adesso benedico tutto mentre canterete la seconda strofa. Pietosissimo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, e voi tutti santi angeli del cielo, pregate per me. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, regi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. L'olio non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini li chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie attraverso quest'olio che arde davanti alla sua immagine. Vi auguro una buona serata. Ti salutiamo, Vergine.